Ciao a tutti, sono Giorgia Filippini, sono fisioterapista, istruttrice di Pilates, di ginnastica in gravidanza e di ginnastica dinamica militare. Questo video ha lo scopo di suggerirvi degli accorgimenti da adottare in questo isolamento per migliorare lo stato fisico e anche lo stato d'animo. Sicuramente prima della quarantena eravamo tutti abituati a dei ritmi di vita molto diversi che con i vari impegni ci tenevano sempre in movimento e adesso ci stiamo tutti accorgendo di quanto l'immobilità sia dannosa da tutti i punti di vista. Non è un tutorial su come allenarvi da soli a casa, sicuramente chi già faceva attività sportiva prima ha trovato su Instagram, su YouTube, su Facebook dei tutorial per l'appunto o dei video per fare allenamento a casa, che magari è anche fornito di attrezzi. In questo video io vi voglio proporre invece degli esercizi che può eseguire chiunque, anche chi non si sente esperto o autonomo, diciamo così, nello scegliere quale allenamento fare, ma che appunto vi consentano di muovervi un pochino nella vostra quotidianità, utilizzando oggetti che abbiamo tutti, una sedia, delle bottiglie dell'acqua e un tappetino o una salvietta come appoggio per degli esercizi a terra. Il primo esercizio che vi propongo per le gambe è lo squat, che si può fare con una sedia oppure senza la sedia o utilizzando le bottiglie dell'acqua come sovraccarico per fare ancora più fatica. Quindi la versione più facile è appunto con la nostra sedia. Cominciamo da seduti, i piedi bene indietro, schiena dritta, tengo la pancia forte, mi alzo stringendo bene il sedere, lo mando indietro, mi risiedo, ok? Non vi ingobbite, non fate l'arco con la schiena, sempre una posizione neutra. Mi alzo, mi risiedo, potete tenere le braccia avanti, ok? L'importante è cominciare sempre a scendere dall'anca, quindi è l'anca che comincia, non sono le ginocchia che vanno in avanti, ma è l'anca che va indietro e mi accompagna nel movimento. Per farlo un po' più difficile, lo posso fare senza usare la sedia. Quindi scendo fino all'altezza della sedia, ma la sedia non c'è. Potete scendere sempre di più se ve la sentite. Se va più giù vado, più faticoso diventa chiaramente l'esercizio. La modalità più difficile, diciamo così, di tutte, utilizzate le bottiglie dell'acqua come peso. Potete tenerle sulle spalle centrali oppure laterali alle gambe. L'esercizio è lo stesso, scendo e torno su. L'importante è sempre cominciare dall'anca, vado indietro con l'anca, potete farlo anche con la sedia, ok? Comunque le bottiglie vi fanno una resistenza maggiore. Il secondo esercizio che vi propongo per le gambe sono affondi, che potete fare statici oppure in movimento. Quelli statici sono la versione più facile, quelli in movimento sono la versione un pochino più complicata. Allora, mi posiziono con i piedi uno davanti all'altro bene divaricati, quindi non deve essere un passo corto ma un passo bene lungo, scendo e spingo forte per risalire. La schiena è sempre bella dritta con la pancia stretta. Quando scendo l'importante è che le mie ginocchia formino tutte e due un angolo di 90 gradi. Ok, quindi per farlo più facile scendo, salgo da ferma, dopo un tot di ripetizioni cambio le gambe e lo faccio dall'altra parte. Per farlo più complicato potete farlo in movimento, quindi passo avanti, torno, passo avanti, torno, ok? Per farlo ancora più complicato, come abbiamo fatto prima, utilizziamo le bottiglie come peso, vado bene avanti e torno indietro, ok? L'importante anche in questo caso è tenere la schiena in posizione neutra e soprattutto se lo fate in movimento ricordatevi di non buttarvi troppo sul ginocchio avanti tenendo la gamba dietro tesa, ma di piegare bene il ginocchio posteriore oltre a questo. Il terzo e ultimo esercizio per le gambe che vi propongo si chiama sumo squat. È una versione diversa dello squat che abbiamo fatto prima. Quello che cambia è la posizione dei piedi, ok? Prima tenevamo i piedi alla larghezza dei fianchi, adesso li allarghiamo molto verso l'esterno
lontani e con le punte rivolte in fuori, ok? Altra differenza, prima scendevamo mandando indietro il sedere, in questo caso il sedere deve scendere in linea con i talloni. Quindi se voi immaginate di disegnare sul pavimento una linea che collega i due talloni, il sedere scende su quella linea e torno su. Sempre la pancia stretta, sempre la schiena neutra, questo è l'esercizio. Più giù vado, più diventa difficile, quindi se scendo un pezzo piccolo è meno impegnativo, più scendo più diventa faticoso. Anche in questo caso, se volete utilizzare le bottiglie per aumentare la fatica, le potete tenere sulle spalle oppure con le braccia dritte. L'importante in questa versione è che non vi sdraiate in avanti nel fare l'esercizio. Con questo si conclude il nostro primo appuntamento e ci vediamo alla prossima puntata con altri esercizi.